Ecco qua, nell'intersezione di figure l'ordine di precedenza dei veicoli è NRA. Cosa vuol dire? Uhuiri, nell'intersezione scusk di figura o nostra l'ordine si descrega ma nedamka di precedenza o che la hormarite dei veicoli o baburte è wahawai. Sidatan, gariga N a hormarai, R a kuhiga, A a kuhiga. N kan wae, R kan wae, A u dambe udai, falso wae, sawto a. Labadan marakta, N i A waxa ku dhegan wadadooda dare precedenza, segnale dare precedenza, waa inay siiyaan baabuurta kale mudnaanta. Kan waa inuu baabuurta kale mudnaanta siiyaa, kanna baabuurta kale inuu mudnaanta siiyaa. Marka, se waxa u dhacayaan, kow kana baxaya. Waxaa baxaya, R ayaa baxaya. R waayo asiga qasab kumaaha inuu istaago, mujadin. R ayaa baxayo, wuu gudbayaa. R markuu baxo, A ku xigo, N ayaa u dambeeya. Sababtoo ah, R markuu baxo, labadaana isku soo haraya, maadaama labadoodaba signalka dare precedence meesha ugu dhegan yahay. Haddana waxaa la sii fiirinaa mid keeba dhankiisa midigta ah faaruq ay tahay oo gaari kale ka xigan. A gaari ka xigan. Marka A baxay. Marka sida ordinaha ah waxaa waay R A N Y. Ok? Laakin N uu ka bilaabay oo contrario waay N gii ugu dambeeyay uu ka bilaabay. Marka la risposta A falso. Ok? Nell'intersezione di figure l'ordine di transito dei veicoli è RDF. Aviri. R o canna. DF. Vero è perché R banchisa midig gari kala kama xigo. D ne sidoo kale marku R baxo banchisa midig gari kala kama xigo. F n waa u dambeyna. Vero è. Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H passa per seconda. Uyri. Nella situazione halad rappresentata in figura il veicolo gariga H o hetta passa o passa per seconda marca labad. Code mo passa marca labad. Vero è perché code ha baxayo B ha baxayo. B markuu baxo aka dastar faaruq ay u noqonaysaa aka baxay chi aw dambe la risposta ee vero. Okay. Allora, secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura, il veicolo H transita per prima. H transita per prima, vero? Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo E passa prima di quello B, ma dopo il veicolo A. Allora, il veicolo E passa prima di quello di B, ma dopo il veicolo A. Sì, prima passa A e poi B. Il veicolo B. No, il veicolo E passa prima del veicolo B, ma dopo il veicolo A, vero? Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, i veicoli devono transitare nel seguente ordine A, T, S. No, falso, perché T deve passare prima. Nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli B e S transitano contemporaneamente. Allora, B e S non possono transitare contemporaneamente perché possono prima passa B, T e poi S. Falso. Nella situazione rappresentata in figura il veicolo O deve dare la precedenza al tram ed il veicolo M. O deve dare precedenza il tram e M. Falso perché M non deve dare precedenza. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentata in figura, i veicoli transitano nell'ordine S, A, R, S, A, R. Vero è perché S passa prima, A seconda e poi R ultima, vero? Nella situazione rappresentata nella figura, il veicolo
deve impegnare nell'incrocio dopo il passaggio dei veicoli B e C. Allora, il veicolo H deve impegnare dopo il passaggio del veicolo H. Ah, falsissimo, è perché H ha diritto di precedenza nel veicolo C. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentate in figura, il veicolo transita nell'ordine RLEN R L. No, passa L, E, N, poi R ultimo. Falso. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentate in figura, il veicolo R deve passare dopo il veicolo A. Il veicolo R deve passare dopo il veicolo A. Falso, perché per prima passa R, poi A e poi C. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentate in figura, il veicolo B nell'impegnare l'incrocio deve fermarsi al centro di esso. Chi è veicolo B? Vero, perché deve fermare. Prima passa, no, prima impegna l'incrocio B, si ferma al centro, passa RN e anche D, poi il veicolo B, vero. Nell'attraversare l'incrocio in figura il veicolo D è l'ultimo a passare. D è l'ultimo a passare, vero, perché passa L, poi va C e A, poi D passa prima, vero? È ultimo, intendo. Nelle situazioni rappresentate in figura, il veicolo B impegna per prima l'incrocio e deve fermarsi al centro di esso. Il veicolo B impegna, falso, perché il veicolo B deve dare precedenza agli altri. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il veicolo A deve dare la precedenza al tram e al veicolo B. Allora, il veicolo A deve dare la precedenza al tram e al veicolo B, per forza, perché tram passa prima e B passa, poi C passa ultimo. Quindi il veicolo A deve dare la precedenza al tram e al veicolo B, vero? Giungendo all'incrocio rappresentata in figura, il veicolo B può passare per prima. P, vero, perché a destra è libera. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura, il veicolo H deve attendere il transito del veicolo F. H deve attendere il transito del veicolo F. Falsissimo, è perché H passa per prima. Nell'attraversare l'incrocio in figura, il veicolo A ha la precedenza sul veicolo D. A ha la precedenza sul veicolo D, vero, perché ha il suo destra libera. Nell'incrocio rappresentata in figura, i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: H, D, B. Disimpegnano di una fregatura, HDB va bene, però disimpegnano, sta dicendo, non lo so. Falso, vediamo. Nell'incrocio rappresentata in figura, il veicolo P passa prima del veicolo C. B passa prima del veicolo C. Falsissimo, è. Allora, secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentate in figura, i veicoli passano nel seguente ordine: D, P, P, N, D, P, B, N, vero? D, P, P, N. Dovendo attraversare l'incrocio rappresentate in figura, il veicolo T transita per prima, vero? Perché tram passa sempre per prima. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentate in figura, i veicoli D e N passano contemporaneamente. D e N non possono passare contemporaneamente. Falso. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il conducente del veicolo A, prima di impegnare l'incrocio, deve attendere il transito nell'ordine dei veicoli. Allora, DES deve aspettare, dicono, vero? Nella situazione rappresentata in figura, il veicolo H deve attendere il transito dei veicoli CRA. H deve attendere il CRA, vero, perché
Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo O deve attendere il transito del tram. Per forza, tram dobbiamo aspettare sempre. È consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine del veicolo H e il veicolo C e il veicolo H. HCL. HCL è falso perché LCHY. Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo A passa dopo il veicolo R. Il veicolo A passa dopo il veicolo R, ma e il veicolo C passa dopo il veicolo A. Davvero, vero? Un po' confusione, vero? Abbiamo finito, vediamo quanti abbiamo sbagliato.